Carissimi telespettatori, buongiorno ancora, ben ritrovati per questa seconda parte di Casa Chalet. Stamattina vado a parlare di culture. Stamattina abbiamo sentito con il nostro direttore, cercavamo il tema della giornata e mi ha proposto di poter intervistare, adesso ve lo presento pure, Luigi Lomartire, che adesso proviamo a capire meglio insieme che cosa, ma lui porta una novità sul nostro territorio, cioè la possibilità di piantare bambù. Perché ci è piaciuto parlare di questa, magari per la curiosità di capire come e farlo, ma soprattutto perché questo potrebbe essere un modo anche per andare un po' a trasformare quelle zone che sono state nel tempo maltrattate, zone che hanno visto insomma sversamenti, sono diventate discariche a cielo aperto, e lì dove magari sono queste problematiche possiamo ripulirle e metterci su una bella piantagione di bambù. Buongiorno Luigi. A voi. Allora, da dove partiamo? Partiamo a capire dove nasce questa vostra esperienza, perché nasce questa vostra esperienza. Allora, io rappresento la figura di area manager in Puglia, Basilicata e Campania per il consorzio Bambù Italia, che è un'azienda che ha la sede legale a Cattolica, la sede operativa a Tavuglia. Per gli amanti del motociclismo, siamo di fronte a Valentino Rossi, noi a Tavuglia, e ci occupiamo da 5 anni a questa parte di coltivazione di bambù, che detta così sembrerebbe insomma quasi una provocazione, in quanto non è certo una coltivazione che fa parte. Dov'è delle che il bambù è molto prodotto? Beh, questa è una pianta che ha origini asiatiche, anche se comunque dal punto di vista dell'impiego ornamentale le varie specie di bambù in Italia trovano la loro applicazione già da decenni. Siamo non molto lontani dalla Reggia di Caserta e nel giardino inglese della Reggia di Caserta c'è un angolo ornamentale lì. Però è vero anche che parliamo di oltre 1300 tipi differenti di bambù. Noi parliamo in maniera specifica, come coltivazione a scopo commerciale e industriale, del bambù gigante moso, agronomicamente definito Phyllostachys pubescens o edulis. È una pianta... Adesso questo sembra un nome enorme, però sarà una pianta che ci permette nella produzione di garantirci dei prodotti. Certo, allora l'impianto di bambù entra in produzione come un normale frutteto già dalla terza primavera. Terzo, quarto e quinto anno procediamo a fare raccolti di germogli che hanno un impiego esclusivamente alimentare. Per chi sarà capitato nel tempo di frequentare ristoranti asiatici, il germoglio di bambù lo avrà mangiato senza neanche richiederlo. Tenete conto, nutriente un germoglio. Certo, quello che stavo per dire, tenete conto che il germoglio di bambù è inserito tra i 5 cibi in natura a più alto valore nutrizionale. Non per niente il segmento in cui questo alimento è più conosciuto e se ne fa un uso maggiore è quello che riguarda i vegetariani e i vegani, soprattutto i vegani che, avendo deficit proteici, non mangiando nulla che proviene dal settore animale, possono trovare in questo germoglio. Certo. Allora, l'idea qual è? Noi ci siamo detti, no, non è che soltanto chi ha già un appezzamento, cioè il già agricoltore può scoprire questo bambù. Ma in un territorio come il nostro, dove io magari ho già un po' di terra, però il tempo me l'ha ridotta proprio in cattivo modo, non ci ho mai investito nell'agricoltura, oppure ho voglia di fare qualcosa di nuovo che mi possa far portare a casa un po' di soldi, un po' di denaro, cioè un'idea imprenditoriale, posso trovare anche in questa nuova coltivazione un nuovo spazio di economia, possiamo dirlo, no? Di allora, economia. Il nostro cliente medio non è affatto un agricoltore. Abbiamo più della metà dei nostri clienti che probabilmente in campagna, prima di occuparsi di bambù, non ci andavano neanche per passeggiare. Anche perché tu mi spiegavi che, tutto sommato, anche la coltivazione del bambù segue un po', no, degli step diversi dalla normale coltivazione, allora, rispetto pratiche... a un peschetto, non so. Sicuramente. Le pratiche agricole più utilizzate in agricoltura, che sono arature, potature e trattamenti antiparassitari, in questo caso non sono assolutamente necessari. La pianta è autoimmune, contiene già di per sé sostanze antimicotiche che la rendono inattaccabile da qualunque tipo di parassita, e questo, oltre ad rappresentare una convenienza dal punto di vista economico, in un periodo anche del storico prodotto proprio... in cui andiamo verso il green in assoluto, verso il biologico, qui siamo perfettamente allineati, perché se noi evitiamo i trattamenti antiparassitari e ci aggiungerei i trattamenti di diserbo, che non possono essere assolutamente utilizzati per
perché in alcuni punti la radicazione dell'impianto sale anche al di sopra della superficie del terreno e poi dall'apparato radicale che nasce la parte alimentare, quindi vi rendete conto che siamo in una, per farlo capire ai nostri telespettatori, non usiamo medicinali per uccidere insetti, parassiti, assolutamente, e la pianta no, non viene danneggiata, cioè non assorbe questi prodotti e chimici, non ha ricadute sul prodotto alimentare, anche nel prodotto chimici alimentare che mangiamo, in questi germogli o altro, diciamo, e anche non per troviamo... la concimazione migliore in assoluto per questo tipo di coltivazione è la concimazione organica, il letame per intenderci, perché è una pianta che ha bisogno in maniera prevalente di azoto, che possiamo dare tranquillamente. La nostra temperatura è adatta per questo tipo di coltivazione? Noi parliamo di questo tipo di bambù che si presta ad essere coltivato nelle zone temperate. Poi ci sono altri tipi di bambù che si coltivano esclusivamente in zone equatoriali. Ecco, perché magari uno potrebbe pensare, ma normalmente il bambù va nelle zone equatoriali, no? Uno dice, ma quel tipo di bambù è per l'Equatore? Il bambù gigante moso si coltiva nelle zone temperate, sopporta temperature che vanno anche al di sotto di meno 20, tenete conto che noi abbiamo degli impianti nella vicina Basilicata tra gli 8 e i 900 metri di altitudine, e quindi già la pianta noi precauzionalmente non la mettiamo a dimora nei periodi invernali, ricominceremo a piantumare dalla fine di marzo e andiamo avanti fino a tutto ottobre, proprio per non stressare la pianta che, prodotta in serra, se la mettessimo in pieno campo ne soffrirebbe. A fine marzo riprendiamo le piantumazioni e c'è da aggiungere che in questo momento a livello di piantumazioni siamo arrivati già oltre 2000 ettari in tutta Italia, che per una coltivazione che non fa parte delle nostre tradizioni, che è lontana anche molto dal nostro immaginario, è veramente tanto in 4 anni e mezzo, in cui dalla messa a dimora del primo impianto. Poi ieri sera qui a Giuliana avete incontrato un po' delle persone interessate, diciamo che io sono uno di quelli che ieri c'era, no? Adesso dico, qual è l'appezzamento di terreno minimo per cominciare una piantagione? Allora, siccome noi ci occupiamo esclusivamente di impianti a scopo commerciale e industriale, individuiamo l'appezzamento minimo nella superficie di un ettaro, che, dato appunto l'alto reddito che produce questa coltivazione, diciamo è un minimo indispensabile perché possa produrre un reddito da sostentamento per una famiglia. Al massimo della produzione un ettaro di bambù produce tra 40 e 50 mila euro l'anno, e lo fa per 100 anni, perché questa è una coltivazione che si impianta una sola volta e poi non bisogna ripiantare o sostituire. Produce quel reddito perché noi, come Consorzio Bambù Italia, provvediamo al ritiro e commercializzazione. Ecco, perché secondo me la cosa importante da far capire è proprio questo, non è che noi siamo qui per dire che vendiamo i germogli da piantare, no, a noi interessa il prodotto finale. Cioè, perché lui mi viene a parlare di questo? Perché io che voglio, cioè io tra virgolette, no, che campo sul prodotto, perché lo faccio diventare, come vedremo tra poco, una sciarpa o piuttosto un germoglio da mangiare, io ho bisogno che ci sia una produzione importante anche in Italia di questo prodotto. Certo. Quindi questo è il partenariato che cercate anche con l'imprenditore della zona. Allora, il tu produci, certo, io poi trasformo. Il Consorzio Bambù Italia nasce perché costruisce il business sulla commercializzazione di questa produzione. Non è un'invenzione. Pensate che solo in Cina, non in Asia, solo in Cina, il volume d'affari prodotto dal bambù e dal suo indotto ammonta a 31,8 miliardi di dollari, cioè una cifra spaventosa, e che occupa oltre 10 tante milioni di persone. Italiane. Tantissime manovre italiane. Certo. E mi verrebbe da dire, come dicevamo prima, questo potrebbe essere anche un nuovo campo di investimento. Allora, che non c'è. Lo è, di fatto lo è, perché noi già da un anno stiamo ritirando i germogli che sono prodotti nei nostri campi e li stiamo commercializzando. La rete Conad, Sisa, Crai ha già i nostri prodotti esposti nei corner e abbiamo come obiettivo quello di essere presenti, di invadere il mercato europeo. In questo momento non abbiamo la quantità di prodotto sufficiente per entrare in Europa. Pensate che la Germania... Potremmo quindi insistere, certo, e avere un mercato anche già europeo. Certo, pensate che la non Germania... Non arrivare secondi o terzi nella o quarti. Maniera più assoluta. La Germania ha il doppio numericamente di vegetariani e vegani rispetto all'Italia. Parliamo di 16 milioni di persone. E una stima europea dice che entro il 2030, quindi 11 anni da oggi, metà della popolazione europea sarà vegetariana o vegana.
Se noi immaginiamo di vendere il germoglio di bambù solo nel segmento vegano, abbiamo una prospettiva commerciale in fortissima ascesa, almeno per i prossimi 20 anni. Di che cosa ha bisogno il mio terreno per coltivare bambù? Allora, la pianta è una pianta estremamente rustica, appartiene alla famiglia delle graminacee, si adatta tranquillamente a qualunque tipo di terreno e non ha bisogno di accorgimenti particolari. Ha bisogno di un terreno che abbia 35-40 cm di profondità, quindi anche i terreni profondi 10 metri non li utilizziamo, perché sotto i 35 cm l'apparato radicale del bambù non scende. Ha bisogno che il terreno sia dotato di un approvvigionamento idrico, perché durante l'estate dobbiamo provvedere a irrigarlo. E mi permetto di dire, abbiamo parlando prima per provare a capire un po' meglio anche come di, costruire un po' questa chiacchierata, abbiamo bisogno di acqua sì, ma non di più acqua, di troppo acqua rispetto ad un'altra. Nel nostro immaginario si pensa alla pianta di bambù che cresce immersa nei corsi d'acqua. Non siamo in questo caso, in questa prospettiva. L'approvvigionamento idrico di cui ha bisogno questo tipo di bambù è di 50-60 litri di acqua a settimana a piantina. Chi coltiva gli ortaggi, le angurie o l'uva da tavola fa un uso esageratamente superiore. Adesso, quando parliamo di prodotti, adesso vi farò vedere, sembro proprio uno che commercializza prodotti, però questa per esempio è una sciarpa. Certo. Collo, no? Va bene, su un pantalone abbinato. Questa è fatta di che materiale? Allora, sembrerebbe un po' strano parlare a toccarla in mano, fibra è molto morbido, molto sedoso, sì. Ma sì, è una quasi fibra, una fibra così delicata, non è, che viene da un materiale durissimo. Allora, dovete sapere, soprattutto non è quella, al tatto non punge, non, sì, anzi, ma è ha delle molto caratteristiche sedosa, ancora più importanti. La fibra di bambù, per esempio, è ipoallergenica. C'è un'azienda, della quale non voglio fare pubblicità, che si occupa di abbigliamento per i bambini, che produce sì, i capi di abbigliamento perché sono anallergici. E poi è una fibra isotermica, mantiene il caldo d'inverno e il fresco d'estate. Quindi questo per farvi è uno un dei esempio, prodotti. In Inghilterra il Servizio Sanitario Nazionale distribuisce alle donne operate di mastectomia il reggiseno in fibra di bambù perché previene le infezioni postoperatorie. Quindi sì, voglio dire, e questo lo fa un'azienda italiana. Ha delle buonissime qualità. Non viene dall'Asia, questo è prodotto da un'azienda italiana toscana. E poi invece mi ha portato a vedere un cartoncino dove dentro poi c'è di tutto. Cioè io ho iniziato a vedere che c'era, noi siamo pastaroli. Sì. Io inizierei a dire che questa c'è non pasta. È pasta, sono schiacciatine, no. Sono schiacciatine, sì, ecco, che contengono. Cioè io per esempio ho fame, snack. Certo. Okay. Io oppure ce li ho in macchina mentre. Oppure questi sono comunque tutti i prodotti di germoglio. Sì. Tutti i prodotti. Questo è il germoglio. Allora, questo per esempio è il germoglio di bambù trifolato. Quello che hai tu in mano invece è un prodotto molto particolare. Pesto di bambù. A ottobre al Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parigi, che è la fiera più importante d'Europa nel settore alimentare, il Consorzio Bambù Italia è stato premiato con il primo premio come innovatore nella cucina italiana, perché abbiamo introdotto per la prima volta in assoluto. Per esempio adesso c'è una crema di bambù che io potrei mettere su queste schiacciatine. Sì, noi diciamo. Ieri sera abbiamo fatto degustare questa crema spalmabile. Cioè per dire che c'è anche, diciamo così, dal bambù viene fuori anche quello che è un prodotto, quindi dolce. Sì, questo si può servire con i formaggi per esempio, molto buono. Cioè diciamo che lì dove noi andiamo sempre verso una forma di nutrizione più sana, molta gente già vegetariana, già un po', voglio dire, questi prodotti sicuramente possono entrare in quella filiera, quindi certo. Se io produco del bambù, tutto sommato il bambù diventerà qualcosa di importante nella produzione, come dico adesso, nel ciclo alimentare italiano. Tra l'altro il germoglio di bambù non lo abbiamo iniziato a commercializzare noi. Fino a 2 anni fa sul mercato esisteva esclusivamente il prodotto di importazione cinese. Lavorato e non, con un costo anche importante. Pensate che il germoglio raccolto dal campo, sporco di terra, congelato, portato in Italia, viene venduto nella grande distribuzione a 10,50 euro al chilo. Noi non abbiamo prodotti agricoli che hanno quel prezzo al dettaglio. Anzi, vediamo adesso anche con latte tutta la situazione che c'è in giro. Sì, no? Ma poi, giusto adesso siamo quasi per finire. E non diventa anche un prodotto tipo un mobile, una lampada? Allora, dal sesto anno in poi,
che poi la robustezza mora, diciamo così. Noi iniziamo a commercializzare anche le canne di dimensioni importanti, anche se noi già da quest'anno addirittura stiamo commercializzando le canne sottili quanto un dito di diametro, che stiamo inserendo nel settore dei tutori, che anche quelli vengono dall'Asia, con disponibilità di prodotto sempre esiguo. Gli importatori di queste cannucce hanno problemi di approvvigionamento. Noi per la prima volta quest'anno quel prodotto che precedentemente negli anni scorsi veniva buttato al macero lo stiamo ritirando e commercializzando. Quindi state iniziando insomma già nella prima fase anche dalle cannucce sottili che non ne era previsto fossero commercializzate. Uno dice: perché stamattina ne hai parlato a Casa Chalet? Perché questa parte mia poi è una parte che si occupa un po' più del sociale, del territorio giù di lì, perché spesso ci lamentiamo, no, che non c'è lavoro, che anche insomma le idee sono poche, rischiamo di investire in qualcosa che già c'è, rischiamo di fare un flop, certo, perché quella cosa è fin troppo già prodotta. Io penso che questa sia una novità. Sicuramente, adesso comincia ad essere una novità concreta. Noi abbiamo dovuto aspettare 4 anni. Una startup agricola. Noi stiamo commercializzando la parte alimentare e stiamo provvedendo, oltre alla commercializzazione delle canne sottili che facciamo in proprio, a sottoscrivere accordi commerciali con aziende importanti, anche per esempio nel settore della cellulosa per la carta, interessati a ritirare e commercializzare il nostro prodotto. Poi c'è tutto un altro filone che non riguarda in maniera specifica il settore produttivo, che sicuramente non è meno importante, e mi riferisco per esempio all'impiego del bambù nel settore delle bonifiche ambientali. Ecco, questo è importante, noi lo dicevamo pure prima, noi abbiamo un territorio altamente intossicato, e invece questo potrebbe essere anche una risoluzione al problema dell'inquinamento del territorio. In primis, una foresta di bambù ha una capacità di emissione di ossigeno nell'atmosfera che è 4-5 volte superiore a qualunque tipo di essenza boschiva. Quindi, emette più aria e assorbe più anidride carbonica, quindi processo di ossigenazione. Poi c'è tutto un altro tipo di discorso più complesso che riguarda invece la capacità dell'apparato radicale di purificare il terreno, di l'azione cosiddetta chelante di attrazione dei metalli pesanti. Io vengo dalla provincia di Taranto. Sapete, a Taranto c'è il più grosso centro che industriale a Caserta d'Europa. Proprio ieri hanno scoperto che molti pozzi sono inquinati proprio da questo materiale. Allora, noi stiamo per avviare un discorso di intervento di terreni prospicienti l'area industriale dell'Ilva per dimostrare, anche se ad oggi esiste già letteratura scientifica nel mondo che attesta questo, ma vogliamo dimostrarlo sul nostro campo, territorio, che la radicazione del bambù ha capacità superiori anche ad altri tipi di essenze che oggi vengono utilizzate ed è addirittura in grado di attrarre e disintossicare il terreno, oltre che dai metalli pesanti, addirittura dalla diossina. Entro in un mercato nuovo, no? Posso usare, ho capito, qualsiasi tipo di terreno, nel senso che non è che per forza quello già arato, curato, no, posso pure avere un pezzo di terreno che lo tenevo là, mia nonna me l'ha lasciato, posso iniziare questa cosa qua. Diciamo che aiuta anche l'ambiente in un territorio come il nostro e, voglio dire, può essere un'occasione. Può essere un'occasione anche per gli enti pubblici. Creare un parco, non c'è nessuna essenza arborea che in 9-10 anni crea una foresta. Normalmente un pino, le essenze più veloci, pino, eucaliptus o altri, impiegano oltre 20 anni per creare una foresta. Noi stiamo anche per entrare in quest'altro segmento. Anche gli enti pubblici che avessero problemi o di inquinamento del terreno o addirittura di dissesto idrogeologico. I terreni interessati da smottamenti, terreni franosi, con questo tipo di coltivazione trovano la loro naturale soluzione, perché l'apparato radicale del bambù si diffonde in superficie e in maniera orizzontale, creando una rete talmente fitta che vede fino a 30-40 radici che si sovrappongono in mezzo metro quadro. Poi mi verrebbe da dire che se l'ha scelto un re per metterlo nel suo giardino di corte, vuol dire che qualcosa dal punto di vista estetico e quando magari anche le nostre ville comunali, che spesso non vengono tanto curate, non vengono tanto seguite, questo bambù piante, ho capito che ha bisogno pure, tranne dell'acqua, di pochissima attenzione, diciamo così, come potature e cose anni, varie. Nei primi 3 anni dobbiamo tagliare l'erba che cresce in tutti i campi, non solo nel campo del bambù,
è irrigare. Irrigare. Intorno al terzo anno il taglio dell'erba si elimina, perché essendo questa una graminacea prevale sulle erbe infestanti, e quindi man mano che la propagazione della radicazione dei rizomi si allarga, fa pulizia da sé, impedisce a qualunque benissimo, tipo di erba. Benissimo. Allora, Luigi, ho visto che voi avete un sito dove qualcuno può, allora Bambitalia è un po' il vostro, è la parte food, il marchio food, col quale commercializziamo la parte food. E invece qual è l'indirizzo del vostro sito? Vivaio Limoso è la parte, diciamo, produttiva, sono i vivai che abbiamo a Faenza dove produciamo le piante, e CBI SPA è il ramo d'azienda commerciale, che è una società per azioni, che ritira e commercializza il prodotto già con i prezzi minimi individuati nel consorzio. Quindi per esempio stamattina sono andato anche su questo sito Only Muso, sì, così, e sono andato a pigliarmi un po' di notizie, quindi là anche chi ci ha sentito da casa, chi ci ha seguito in questa puntata di Casa Chalet può andare a trovare non solo notizie ma anche il modo con cui contattarvi. Hanno bisogno di un recapito telefonico per avere notizie, per poter maggiori informazioni, un appuntamento possiamo anche dare allora qui c'è proprio quello di Luigi Lomartire, 380 31 44 955, quindi uno chiama, tu rispondi e vi fissano un appuntamento. Ti ringrazio per questa novità che ci sei venuto a raccontare. Grazie a voi. Ecco, noi andiamo un attimo in pubblicità e subito dopo con Carmen per i saluti finali. Penso di sì. Bello, qua. Siamo... stavo guardando la sciarpa è proprio carina, sì, sì, è già ho visto. Ma morbidissima. Sì. Questa non tanto per Parigi, però tipo quest'estate. A proposito di Parigi, abbiamo pochi giorni di tempo ancora per partecipare al contest di San Valentino, quindi affrettatevi, andate nello store Mille Motivi in Corso Campano a Giuliano, scattate lì la vostra foto, il vostro selfie con la vostra amata e il vostro amato, perché rischiate, pensate, di vincere un viaggio a Parigi proprio durante la Pasqua. Che bel rischio, i rischi dell'amore. I rischi dell'amore, bene. Senza Parigi. Come andiamo a mangiare, non possiamo ancora mangiare germogli di bambù qua perché non si produce, però hai visto che bella cosa, sono rimasto anche affascinato. Non l'avrei mai detto, vabbè. E quindi che sia pranzo, che sia cena. Che sia pasta, questo è un giorno anche germogli di bambù. Buon appetito e ora linea al telegiornale.